Gianluca la partita di oggi, le tue sensazioni? Ma sensazioni strane, perché comunque giocavo contro un croato e quindi un giocatore di casa. Sapevo di avere un buon sorteggio, perché comunque è sempre meglio giocare con lui che non con Bolelli. E ero molto teso, poi dopo il primo set mi sono sentito un po' meglio, però come sensazioni, però quando giocavo ho fatto talmente tantissimi errori nel secondo set che l'ho rimesso un po' a lui in gara. E poi il secondo set è successo di tutto, perché 5-4, non so quanti set point annullato, 3 set point, poi 5 pari di 0-40, sono andato 40 pari rompendo le corde in una palla break, poi ho fatto un punto stranissimo che lui mi ha tirato addosso, sì. E ho fatto un lob tipo di volée e poi è successo veramente di tutto, però sono contento. Finalmente mi sono riqualificato in un ATP, cosa che qualche anno fa ci ero riuscito con continuità, e niente, però sono contento. Qualche anno fa, forse 3-4, ti eri qualificato qua? Qua sì, mi ero qualificato qua, ma mi ero qualificato Fashansky con match point, sì. Del terzo, adesso su questo campo qua, sul grandstand, e niente, adesso speriamo in un buon sorteggio. E niente, speriamo di continuare, perché comunque ho bisogno di punti, ho bisogno di vincere la partita e niente, speriamo bene. Una partita non bellissima, un primo set con molti break e poi dal 5-4 in poi è andata via facile, 9 giochi consecutivi. Sì, non sono pienamente d'accordo sul non bellissimo, nel senso che comunque tranne qualcosa forse all'inizio, ma forse perché tutti e due avevano qualche problema col vento, cosa all'inizio, però qualcosa di buono si è visto. Poi effettivamente dal 5-4 è girata la partita, forse su quella, l'attacco su 30-15 e Fabiano non ha chiuso su quella palla lì, e lì è andato tutto un po' meglio, ecco, mettiamola così. Adesso quindi c'è Robinase? Credo, nel senso che non il sorteggio l'hanno già fatto, però erano voci di corridoio. E quindi quale sarà la tattica? Beh, un buon sorteggio quindi per i quattro che c'erano, ce n'era uno migliore. Uno migliore, però diciamo che secondo me come tipologia di gioco, indipendentemente da... è un giocatore che con cui Simone ci può giocare, nel senso che è uno che spinge, quindi per lui va anche bene. Vediamo, domani. Sì, una partita dal doppio volto oggi, all'inizio molti break e poi è andata via facile dal 5-4, forse 30-15 da lì. Sì, no, io ero un po' teso all'inizio, non giocavo molto molto bene, poi lui aveva iniziato abbastanza bene, penso, e poi 4-2-40-15 io, lì la partita è un attimo girata, mi sono uscite, ho fatto un bel passante lui, un punto un po' sfortunato io. 5-4, 30-15, lì è girata un po' la partita, perché ho preso un nastro vincente sul 30 pari, lì è girata, poi da lì è stata abbastanza facile perché ho chiuso due game facili e anche il secondo, cioè, non ho avuto problemi, il secondo mi sono sentito un po' meglio. Adesso c'è Ase, lo conosci? Sì, lo conosco, però non ci ho mai giocato, non so bene come gioca, quindi so che tira forte, che c'è un buon servizio, adesso vediamo, domani proviamo a fare il meglio possibile.